l'intelligenza emotiva è empatia. Qualsiasi tipo di intelligenza emotiva prevede il riconoscimento dell'altro. Tutto questo protocollo ha come unico grande obiettivo quello che l'altro deve essere riconosciuto. Secondo un recente monitoraggio ministeriale, un adolescente su quattro sarebbe stato vittima di bullismo. Per dire basta all'intelligenza emotiva si fa largo da settembre nelle scuole in un progetto sperimentale che tiene assieme professionisti, il mondo dell'istruzione e quello dello sport. Gioia, rabbia, paura, tristezza, disgusto e sorpresa sono le sei emozioni primarie che saranno al centro del nostro protocollo e della nostra sperimentazione. Queste due invece sono quelle che dovranno tirare fuori i ragazzi con il coinvolgimento degli insegnanti, che dovranno loro per primo raccontare le loro emozioni di paura e tristezza. E quindi inizieremo con dei bambini molto piccoli, tra i 7 e 8 anni, perché quella secondo noi è l'età cruciale dove si instaura il concetto di intelligenza emotiva. Quel mix dunque di empatia, logica, autocontrollo, capacità di adattamento e di gestione delle emozioni che sarà al centro di un percorso di studio condiviso durante le lezioni. Negli orari di educazione civica che le scuole hanno obbligatoriamente, che devono fare, noi investiremo delle esercitazioni sulla comunicazione circolare, cioè quello che è chiamato il circle time. Il circle time è un momento di condivisione dove lo stesso insegnante racconta fatti di sé, della sua vita privata, della sua vita di moglie, della sua vita di mamma, ai ragazzi che molto spesso non sanno neanche se questo insegnante ha figli. Interazione e condivisione come elementi propulsori di questa nuova materia, nata anche per lavorare sui temi dell'abbandono scolastico, considerando che l'Italia è uno dei paesi in cui il fenomeno incide maggiormente. Come unica priorità per alfabetizzare i ragazzi dobbiamo prima alfabetizzare gli adulti, perché molto spesso la mancanza di comunicazione che c'è tra insegnante e bambino fa sì che questo bambino scelga poi dopo di non andare più a scuola.